Sono venuto al Photography Show di Birmingham per mostrarti tutte le novità per quanto riguarda fotografia e videomaking. Qui è ancora presto, i cancelli sono ancora chiusi, ma tra un po' si riempirà di gente. Ciao, sono Mariano di videozappo.com. Se mi segui sai quanto mi piacciono gli eventi dal vivo, le fiere, toccare con mano l'attrezzatura. Dunque sono venuto qui a Birmingham, che come vedi si è riempita di persone, per vedere le novità di questo momento. Sono ospite di Niwer, che ha provveduto alle mie spese di viaggio. Ti mostrerò alcuni prodotti più tardi. Non sono stato pagato, Niwer ha semplicemente chiesto la mia onesta opinione su alcune delle loro novità. Ma cominciamo subito a vedere cosa c'è di nuovo qui a Birmingham. E la prima cosa che ho notato qui allo stand di Fujifilm è la nuova X106, una macchina fotografica di cui in realtà ormai hanno parlato praticamente tutti, che a me piace tantissimo come concetto. Mi dispiace per la lunghezza focale, se avessi avuto un 28 mm equivalente l'avrei comprata senza rifletterci neanche un secondo. Il 35 mm non è proprio l'obiettivo che preferisco. In ogni caso sembra un oggetto splendidamente realizzato, nonostante sia cambiata la sede di produzione, e me l'aspettavo più leggera, devo dirti la verità. La sensazione di solidità è notevolissima. Il gigantesco stand di Canon proponeva tutte le più recenti novità sul sistema EOS R, nessuna traccia di reflex, soltanto mirrorless e cinema, con un particolare accento alle nuove ottiche destinate all'uso ibrido tra cinema e fotografia. Ma divertentissimo il sistema di realtà virtuale con l'obiettivo specifico progettato per EOS RF. I contenuti sono davvero divertenti. Io ti dico la verità, ho guardato giusto un paio di minuti, è molto divertente, ma ti fa venire mal di testa in un istante, e forse ancora la tecnologia di visualizzazione non è al punto cui dovrebbe essere. Divertente da provare, si capirà nel futuro quale sarà l'evoluzione. Anche Sigma ha portato tutte le ultime novità, in particolare ho voluto dare un'occhiata al 14 mm 1.4 proprio perché mi interessa personalmente. Sto riflettendo se scambiare il mio 14 mm Sony 1.8. Certo, questo Sigma è fatto incredibilmente bene, fantastico per la fotografia astronomica, ma è davvero pesante. Per quanto concerne l'audio, non poteva ovviamente mancare Rode, tanti microfoni, ma un'attenzione particolare l'ho vista al podcast, e questa è un'attenzione che ho visto abbastanza diffusa qua all'interno della fiera. Sembra un fenomeno in grande espansione. Lo spazio di Sony compete per dimensione e in realtà anche organizzazione soltanto con quello di Canon, con questa eterna lotta per essere i numeri uno. C'erano tutti gli ultimi prodotti che si potevano anche qui toccare con mano e provare. Mi ha colpito particolarmente lo stand di Nikon, e questo non perché fosse molto grande o molto bello, tutt'altro, volendo era anche un po' sottotono, ma molto ben organizzato, un grande spazio dedicato agli eventi, tutta l'attrezzatura in prova, un ampio spazio dedicato ai teleobiettivi, che sono una delle eccellenze di casa Nikon. Questo stand mi sembra riflettere la concretezza del marchio in questo momento. Immagino tu sappia dell'acquisizione di Red da parte di Nikon, una mossa enorme da un punto di vista strategico, specialmente considerando le condizioni in cui Nikon versava. La tenacia che hanno dimostrato in questi ultimi anni è davvero notevole, e questo stand a mio avviso la rifletteva tutta. E siamo arrivati allo stand del nostro ospite. L'attività di Niwer negli anni è parecchio cambiata, magari te ne sarai accorto anche perché ho iniziato a parlartene sul canale YouTube. Era un marchio che faceva attrezzatura tendenzialmente poco costosa, ma non di altissima qualità. Adesso le cose sono un po' cambiate e iniziamo a vedere prodotti ben fatti, ma comunque con una fortissima attenzione al prezzo. Cominciamo vedendo alcuni modificatori e illuminatori. Sono prodotti nuovi o addirittura non ancora sul mercato, e voglio mostrarti non solo come sono fatti, ma anche qual è l'effetto che producono sulle foto. E per questo mi aiuterà Sofia. In particolare questa, che arriverà tra un po' sul mercato, è un light tube che ha la caratteristica di essere molto lungo. Puoi utilizzarlo grazie
ha i suoi effetti anche come sfondo, perché ha una serie di effetti colorati che possono essere coreografici come appunto scenografia e non per l'illuminazione, ma è completamente regolabile in RGB, in CCT, le classiche cose che troviamo nei pannelli LED. Ci sono poi questa serie di pannellini estremamente diffusi, anche questi piuttosto ben fatti rispetto al tipo di oggetto, funzionano con batterie tipo Sony NVF. Interessanti anche questi altri piccoli pannelli LED, ma vorrei attrarre la tua attenzione su alcuni modificatori, ed in particolare questo parabolico che è dotato di una griglia a nido d'ape piuttosto ben fatta. L'intero softbox io trovo che sia piuttosto ben fatto, e anche questo venduto ad un costo molto ragionevole, è dotato ovviamente dell'attacco Bowens standard. Se hai necessità di illuminare spazi più vasti, questa lanterna può essere un'ottima soluzione. Posizionata al centro di una stanza riesci ad illuminarla tutta per intero. È chiaro che per funzionare questo tipo di illuminatore ha bisogno di pareti intorno che ne riflettano la luce. Io l'ho provata insieme a Sofia qua per simulare appunto la luce di una stanza, ma ovviamente non c'è nulla che vada a schiarire e questo ne limita l'efficacia. Nel catalogo Neewer uno dei prodotti che preferisco è il C-Stand, eccolo qui, è totalmente costruito in acciaio, praticamente un carro armato, viene offerto ad una cifra assolutamente competitiva rispetto alla concorrenza ed è incredibilmente robusto e anche piuttosto alto, è dotato anche dell'ammortizzazione, per cui se dovessi per sbaglio allentare uno di questi serraggi e la luce dovesse cadere, in ogni caso l'urto verrebbe attutito. Anche se non è una novità in senso assoluto, a me piace molto questo accessorio, è un sagomatore che ti permette appunto di proiettare su un muro o su uno sfondo l'immagine che preferisci, con i cosiddetti gobbo, quelle mascherine che vanno all'interno di questo oggetto e ti permettono di modellare e proiettare delle figure. Se ti interessa una recensione approfondita o un tutorial su come utilizzare questo tipo di accessorio, fammelo sapere nei commenti qui sotto. A me piace tantissimo, specialmente nella fotografia di ritratto, ma anche in alcuni generi di still life può essere molto molto comodo. E poi ci sono gli accessori per i principali smartphone, gli ultimi modelli di Samsung e iPhone. E la cosa interessante è che, avendo una piastra apposita centrata sull'obiettivo dello smartphone, consentono di utilizzare tutta una serie di adattatori ottici, tra cui mi è piaciuto particolarmente il teleobiettivo pesante, ben fatto, insomma sembra un oggetto di ottima qualità, e anche l'adattatore anamorfico che ti permette di sperimentare con questo genere di riprese spendendo davvero pochissimo. Poi ho trovato, oltre al Q4 di cui ti ho parlato ampiamente sul canale, anche questi microfoni che non ho provato direttamente, ma li ha provati un mio caro amico e collega, e il risultato è stato davvero notevole. Se ti interessa una recensione di questi microfoni, che costano poco, sono davvero piccolissimi, guarda, il trasmettitore è microscopico anche rispetto a questo Rode che sto utilizzando, se ti interessa una recensione fammelo sapere nei commenti sotto a questo video. Neewer poi sta lavorando ad un'intera linea di treppiedi in carbonio da viaggio, anche questi venduti a un costo competitivo e fatti discretamente bene. Questo modello qua in particolare è bello robusto, altri sono un po' più leggerini. Tirando le somme di questo Birmingham Photo Show, esperienza nel complesso positiva, però è di certo un evento fieristico strano. Tanti distributori, pochi produttori, giusto i big erano presenti in maniera ufficiale, ma poi tantissimi distributori con tanti prodotti di tanti marchi, ma poca presenza dei marchi ufficiali, come se ormai le fiere non fossero più il luogo dove far conoscere le proprie attrezzature, ma magari si preferisce pubblicizzarle tramite YouTube, tramite Instagram, tramite la rete in generale, trascurando un po' gli eventi dal vivo, che invece sembrano riscuotere un discreto successo da parte dei distributori. E ho visto anche tantissimi di questi distributori o in generale venditori che vendevano direttamente
presente qui in fiera con eccellenti risultati. Insomma, probabilmente alle persone piace vedere l'attrezzatura, toccarla con mano e dunque sperimentarla di persona, e questo potrebbe essere un aspetto sul quale i produttori potrebbero riflettere e dare nuova vita a questo settore che ha conosciuto una crisi catastrofica con la pandemia. In senso generale, ho notato il solito deserto nelle aree dove venivano esposte foto, le esposizioni erano di livello, a mio avviso, discreto, non particolarmente elevato, però era veramente difficile trovare qualcuno fermo a guardare queste foto, e quel qualcuno che ho trovato generalmente aveva i capelli bianchi, come se al pubblico un po' più giovane, che in effetti affolla le strade di questo photoshow, non interessasse particolarmente l'aspetto creativo, pratico della fotografia. Era una considerazione che avevo già fatto al Salon della Foto a Parigi, ma anche qua mi sono trovato presso a poco nella stessa condizione. Tu che cosa ne pensi di questo aspetto? È così, oppure effettivamente c'è ancora interesse tra i giovani per la fotografia pratica, quella scattata, quella dove si fanno effettivamente le foto e non ci si diverte con i gadget? Specialmente se sei giovane, mi piacerebbe molto sapere la tua opinione nei commenti sotto a questo video. Io ti ringrazio per essere arrivato insieme a me fino a questo punto. Dammi una mano col canale, fai sapere a tutti di questi eventi dal vivo, condividi il video, metti un like, iscriviti al canale, ma soprattutto ricordati, non smettere mai di imparare. Ci vediamo nel prossimo video.